Allora, bisogna uscire da questa Europa. Cosa ne pensate e quali sono le soluzioni? Beh, bisogna uscire perché il progetto europeo è l'estremizzazione del progetto capitalista americano che è partito nell'Ottocento, che però si è fermato nel suo disegno egemonico di sfruttamento delle classi lavoratrici davanti al mito del consumismo. Comunque il capitale americano ha mantenuto vivo un minimo, uno strato minimo di capacità di reddito, anche se i redditi sono stagnanti dal 1973, perché comunque vive ancora del mito del consumismo e del consumo. In Europa invece c'è una tradizione che deriva, viene dagli anni 30, da prima del fascismo, da prima del nazismo, che poi è stata rilanciata anche da fascismo e nazismo e ripresa negli anni successivi da Francia e Germania, dove si estremizza addirittura questo progetto capitalistico americano, cioè si elimina completamente persino quella minima soglia di sopravvivenza di reddito dei lavoratori perché consumino, li si vuole ridurre letteralmente ai servi della gleba del terzo millennio, cioè il trionfo dei rentiers, cioè di microscopiche elite di speculatori, di tecnocrati e di grandi industriali dell'export franco-tedeschi. Poi fra l'altro la Francia l'ha scommessa, l'ha persa, la Germania ha preso il sopravvento e si parla solamente adesso di rentiers e neo-mercantili tedeschi. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Paolo, penso esattamente che dopo il 1989 soprattutto si sia imposto anche in Europa un processo di americanizzazione integrale che ha portato alla distruzione del vecchio modello europeo con diritti sociali e del lavoro e con la sua sostituzione ad opera del capitalismo selvaggio di tipo americano che implica distruzione dei diritti del lavoro e imposizione del modello della competitività assoluta che va ai danni della vita e distrugge ogni diritto. Questo è il processo di questa Europa che io con Gramsci chiamo rivoluzione passiva, gestita cioè dalle elite dominanti capitalistiche contro i popoli, contro il lavoro e che sta imponendo il dominio assoluto del capitalismo in forme mai sperimentate prima nel vecchio continente europeo. Ed è per questa ragione che la lotta di classe che tu di Gramsci di Marx oggi deve determinarsi come lotta contro l'Europa dell'euro e della finanza. Senza questa lotta non vi è futuro per il lavoro e per i popoli della sventurata Europa oggi. Grazie.